Una biblioteca con oltre 800 volumi è stata inaugurata ieri mattina con il classico taglio del nastro dal gruppo Donne Libere in Lotta per il Diritto alla Salute, al terzo piano della palazzina di malattie infettive nel nuovo Day Hospital oncologico. Si chiama Biblioteca IANAS nel segno del buon augurio per tutti quelli che si avvicinano alla struttura e vivono una situazione particolare di malattia. Un'iniziativa straordinaria, ha commentato il direttore generale della OU di Sassari Antonio D'Urso, che nasce da un'idea di questo gruppo di donne che si è realizzata grazie alla loro tenacia. È uno dei nostri step, hanno detto le organizzatrici dopo aver ottenuto la SMAC, il percorso diagnostico. La nostra esperienza ci ha fatto capire che non basta curare il corpo, ma si deve anche aver cura dello spirito. Una proposta che va nella direzione dell'umanizzazione, ha ribadito il direttore sanitario aziendale Nicolo Orru. In quest'ottica, dal mese di gennaio, per migliorare il Day Hospital, trasferiremo in questi locali la struttura del Santissima Annunziata, in modo da consentire l'avvio dei lavori di ristrutturazione nell'ospedale di Via del Nicola. Grande collaborazione anche dalle librerie di Sassari e Siniscola, sostenitrici ufficiali della Biblioteca IANAS, arricchita anche grazie alle donazioni dei comuni di Tisi e Ploaghe. Molti i cittadini che hanno voluto contribuire regalando i volumi che hanno subito trovato spazio sugli scaffali.